L'ultima scoperta, per quanto mi riguarda, è che esiste la possibilità di craccare Spotify e così risparmiare anche quei 10 euro al mese. Quando sento queste notizie, quando vedo ragazzi che fanno l'abbonamento a 3 euro perché è promozionale e poi non rinnovano, pur continuando ad essere attaccati tutto il giorno al cellulare ad ascoltare musica, mi cade veramente tutto. Però, al di là del giudizio morale, bisogna tenere di conto della realtà dei fatti e delle dinamiche che si mettono in atto. Se non spendi neanche 10 euro al mese, che vuol dire due pacchetti di sigarette o due birre, insomma, per la musica. Cioè, quanto è minima l'importanza che gliene dai? Poi magari spendi 100 euro in un paio di mutande solo perché c'hanno un riff. Purtroppo, il fatto che tutto debba essere gratuito è come dato per scontato ormai da tantissimi anni ed è veramente radicato nella cultura e nella testa delle persone. Potrei fare il solito discorso che scaricare e riprodurre musica illegalmente è un danno per i piccoli artisti che non crescono, che non vedono i frutti del loro lavoro, che non si fanno conoscere, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in questo caso sarei soltanto noioso e comunque non mi ascolterebbero i diretti interessati. In molti mi scrivono e mi chiedono: guarda, sono agli inizi, vorrei farmi un repertorio, però non posso comprare tutto. Come faccio? Di questo parliamo. Per sconfiggere la cultura della pirateria ci sono i modi oggi, anche senza spendere un capitale. Spotify, per esempio, sempre legalmente, restituisce qualcosa agli artisti. Anche YouTube, ma in misura estremamente minore. E allora da Spotify si possono riprodurre, creare le playlist e anche scaricarle sul proprio telefono o computer. Se devi mandare una playlist, invece che mandare musica scaricata dal computer, meglio mandarla da Spotify, soltanto per fare un esempio. Però, per noi DJ, per prendere la musica da poi suonare, ci sono tanti modi per non spendere un capitale. I download gratuiti, ad esempio. Non tanto i bootleg, che magari qualcuno ha preso illegalmente i campioni, ne ha rifatto una versione e poi li dà gratuitamente, ma dai profili ufficiali, chi ha realizzato le tracce, le etichette che mandano i loro promo, iscriversi alle newsletter delle etichette in modo tale da ricevere musica nuova e aggiornata gratuitamente. Soltanto ti chiedono magari in cambio di dargli un giudizio, di esprimere il tuo parere. Quindi se ti piace la traccia, gli dai un numero di stelle e scrivi due parole e allora puoi prendere la traccia e suonarla in giro. Ci sono dei download gratuiti che si possono usare, che si possono suonare. E questo è un buon modo. Le compilation, magari non sono super aggiornate, però se vuoi prenderti tutta una serie di brani e le trovi a piccoli prezzi su iTunes, sugli stores digitali, delle raccolte di musica come una chart di Fraxsource, per esempio, investi 30 euro però hai 30-40 brani. Oppure i promo, ci sono tanti codici sconto, se ti iscrivi alle newsletter anche di Beatport e le manda continuamente o di Fraxsource e stai attento ai coupon, allora lì puoi ottenere degli sconti e spendere poco. Ascoltare tantissima musica e acquistare solo quello che ti piace veramente, solo quello che suoneresti veramente. Ne abbiamo già parlato. Riempirsi di musica è un problema, portarsi dietro nelle serate troppa musica è un problema più che portarsene poca. E allora andare molto mirati. Però ascoltare tantissimo online, attraverso lo streaming, anche da YouTube, e poi scegliere cosa acquistare. Scegliere quello che ci senti bene all'interno del tuo set, nel tuo stile e suonarlo spesso, invece di prendere tanta musica che poi la utilizzi una volta sola e basta. Quindi fare il lavoro prima, provarle prima idealmente e poi andare ad acquistare. Già partendo da questo si può lavorare sul nostro set, sulla nostra musica e mantenendo comunque la legalità, senza andare a scaricare di tutto di più, e anche magari con bassa qualità oppure andare in siti assurdi, eccetera. In questo modo, prima di tutto, si instaura una cultura della legalità, una cultura contro la pirateria, perché il costo si può trovare in modo di abbatterlo notevolmente attraverso tutti gli strumenti che abbiamo online. È difficile far passare questa cultura, ce ne rendiamo conto, allora dobbiamo essere noi in prima persona a fare le cose per bene, a fare le cose come si devono. Commenta pure qua sotto se hai dei suggerimenti, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!